In questa tabella vediamo con molta chiarezza come viene costituita una razione in base alla disponibilità degli alimenti presenti in azienda e ai costi di quelli che dovranno essere importati. In prefatto, all'incirca maggio-giugno, i fabbisogni energetici e proteici crescono poiché il freddo cresce in maniera esponenziale. Questa commissione proclama dottore in scienze agrozootecniche il signor Gianluca Zanda con la votazione di 110 su 110 all'ora.